grazie a tutti per essere intervenuti. Allora, niente, noi questa conferenza l'abbiamo convocata per raccontare la situazione ad oggi del Nardogalcio, quello che è successo, e dirvi innanzitutto che siamo logorati, sfiniti da questa situazione che è stata veramente senza sbocchi, perché di promesse ne abbiamo avute tante, ma di fatti non ne abbiamo visti fino a questo momento. Intorno al mese di giugno io, Gianni e Antonio siamo stati convocati dal presidente russo, il quale ci ha detto di costruire una squadra con un budget di 250.000 euro. Questo è quello che ci ha detto, dicendo che questi soldi erano già nella sua disponibilità. Sulla scorta di questo dato, il direttore sportivo ha costruito una squadra dimensionandola a questo budget, senza sforare di niente. Il campionato è cominciato, noi avevamo costruito una rosa con l'obiettivo di mantenere la categoria. Il campo ci ha dato invece risultanze diverse, nel senso che ci ha proiettato verso una dimensione che non doveva essere la nostra, quella di essere in testa alla classifica fino a prima di domenica scorsa. I giocatori hanno, il mister, tutti quelli che fanno parte del Nardogalcio di quest'anno, hanno accettato anche delle condizioni disagevoli, nel senso che hanno accettato di ridursi l'ingaggio, hanno accettato di non ricevere un euro in garanzia, non hanno ricevuto acconti e hanno concordato di ricevere la prima mensilità il 15 ottobre, quindi la mensilità di agosto doveva essere corrisposta il 15 ottobre. Questi erano i patti sono stati rispettati da noi tutti, però quando siamo arrivati al 15 ottobre già sono cominciate le prime difficoltà, nel senso che in quella circostanza la proprietà ha avuto difficoltà a erogare nei termini concordati la prima mensilità. Comunque ci siamo riusciti nel giro di una settimana, 10 giorni, se non vado errato, intorno al 20, la prima mensilità. Sì, con lo staff tecnico. Sì, giusto, c'era lo staff tecnico. Con lo staff tecnico l'abbiamo corrisposta esattamente intorno al 13-14 novembre. Quindi sono cominciate le prime, chiaramente i primi mugugni, perché onestamente si tratta di giocatori professionisti. Io non finirò, mister, chiaramente quando parlo di squadra, parlo di staff tecnico di mister, non finiremo noi tre mai di ringraziarli, che hanno onorato la maglia, hanno onorato il nome di questa gloriosa società, portandola a primeggiare in classifica e nei quarti di Coppa Italia. Poi varie vicissitudini estive, una trattativa con l'avvocato De Vidis che per motivi diversi non ha avuto i frutti sperati, nel senso non si è conclusa. Il presidente russo ha riferito anche alla stampa di aver ricevuto in una conferenza stampa, tra l'altro nel giugno, delle promesse da parte del sindaco, però vuol dire, noi tutti, i calciatori, il capitano, il mister e noi dirigenti, abbiamo tutti concordato con il presidente la situazione, quindi indipendentemente da quelle che dovevano essere le promesse fatte da terzi al presidente, in ogni caso il nostro riferimento era e rimaneva lui. Quindi niente, il presidente il 14 di novembre ha comunicato a noi tre, al capitano e al mister, il suo disimpegno, cioè lui ci ha trasferito la sua impossibilità di procedere, di proseguire in questa avventura, dopo averci coinvolti tutti quanti. Questa situazione ci ha portato in una situazione di difficoltà, perché i calciatori preannunciarono sempre con grande senso di responsabilità, perché hanno delle famiglie, c'erano dei giocatori che sono qui a decine di migliaia di chilometri di distanza, avevano chiaramente deciso, e giustamente una decisione sacrosanta, di non effettuare l'allenamento del martedì, parlo del martedì successivo al 14 novembre, adesso le date non ricordo con esattezza. In quel momento c'è stato l'intervento dei tifosi che hanno chiesto al nostro capitano, alla squadra, di scendere in campo e di mettersi al nostro fianco. I tifosi sono stati la nostra unica ancora di salvezza. Successivamente ci hanno consentito, perché prima non ci veniva consentito, di prendere i soldi dell'incasso e distribuirli alla squadra. Con incassi di due partite, le ultime due partite interne, siamo riusciti, e con il contributo determinante dei tifosi, del comitato Salvanardò, che è stato per noi un'ancora di salvezza determinante, siamo riusciti a corrispondere ai tifosi il 66% della seconda mensilità.
Quindi mi riferisco, mensilità di agosto pagata completamente, mensilità di settembre pagata al 66%, questi sono dati ufficiali che io vi rimetto perché sulla stampa c'è stata qualche inesattezza che abbiamo dovuto rettificare. Questa è la situazione degli emolumenti che sono stati corrisposti. Successivamente, quando il Presidente ha trasferito il titolo con atto notarile al Sindaco, questo accadeva il 14 novembre, ha comunicato il suo disimpegno, il 28 novembre ha consegnato ufficialmente il titolo nelle mani del Sindaco, pur mantenendo la firma, non delegando nessuno, né di noi né altra persona da lui individuata, alla firma degli atti federali e degli atti amministrativi dell'SD Nardò Calcio. Noi abbiamo cominciato a trovarci con le mani legate, nel senso che c'erano, tra l'altro, questa crisi esplosa in due fasi topiche dell'annata, il mercato e tre trasferte consecutive in terra campana, che in termini di denaro equivalgono, rischia qualcosa di più, comunque mediamente a 3.000 euro a trasferta. Mi riferisco alla trasferta di Ischia, a quella di Somma Vesuviana e a quella prossima, che non sapremo perché non siamo noi qui presenti nelle condizioni di assicurare questa trasferta, che noi abbiamo affrontato le trasferte precedenti con parte dell'aiuto dei tifosi, con l'aiuto dell'amministrazione comunale e con l'aiuto di noi dirigenti, che abbiamo anche noi provveduto a erogare quello che mancava per coprire queste due trasferte. Adesso siamo nell'impossibilità, a questo momento, io parlo, sono le 16:20 del 13 di dicembre, impossibilità di andare a Sant'Antonio Abate giovedì, dove si disputerebbe il quarto di finale. Venerdì abbiamo avuto un incontro con la squadra e con il mister, nel quale io ho prospettato, perché allora c'erano ancora in piedi le ipotesi di cessione del titolo, abbiamo prospettato quello che le tre vie d'uscita per il Nardò da questa situazione. La prima, che era quella che tutti speravamo, di un passaggio del titolo in altra proprietà, poteva costituire un rilancio per il Nardò, quindi c'era quella del rilancio in caso di cambio di società, quella del ridimensionamento in caso di un'amministrazione controllata da parte dell'amministrazione comunale, e quella dello scioglimento, insomma, perché erano queste le tre ipotesi. Venerdì ancora in piedi, perché era in piedi allora la trattativa, pseudo trattativa, perché io l'ho presa dalla stampa con il signor De Lorenzis, e dell'altra trattativa con l'avvocato De Vitis, che sono cose che sono successe mentre noi ci trovavamo fuori a Somma Vesuviana domenica scorsa. Domenica sera abbiamo appreso, perché nessuno di noi è stato invitato a questo incontro, anche perché eravamo fuori, non potevamo essere informati lo stesso, c'è stato un incontro a più fasi tra il sindaco Marcello Risi, l'avvocato De Vitis e il presidente dimissionario. Incontri che nelle varie fasi, con la presenza anche del nostro capitano, quanto ci è stato riferito, non hanno sortito alcun effetto, nel senso che io nella giornata di venerdì ho comunicato anche alla stampa questa frase molto precisa, che se noi nella giornata, anche perché questi erano accordi con società, con la squadra e staff tecnico, se entro la giornata di lunedì, cioè di ieri, non avessimo avuto risposte concrete, quindi significa denaro, noi saremmo stati quanto inadempienti dal punto di vista della corrispondenza degli emolumenti nei confronti dei giocatori, saremmo stati costretti a evadere le loro richieste di cambio di maglia, nel senso che i giocatori nostri, essendo stati per mesi in testa alla classifica del campionato, sono sotto gli occhi riflettori di società di categorie anche superiori o di serie D, e quindi non essendo noi in regola con la corresponsione dei monumenti, avremmo dovuto assolutamente accettare una loro richiesta di cambio di società. Ad oggi tre giocatori ci stanno lasciando: Juan Garat, che è passato a Cisterna di Latina, Martin Ciaraviglio, che è andato al Valmontone, sempre questi due sempre in eccellenza laziale, e poi Diego Centanni, che si sta accasando a Brindisi. Al momento questa è la situazione dei giocatori che ci hanno lasciato. Stamattina, insieme sempre a Gianni Antonio, che io ci riferisco, siamo uno e trino da questo punto di vista, siamo stati con il sindaco Marcello Risi, il quale ci ha prospettato un'ipotesi, perché stiamo parlando anche di ipotesi, anche se quelle del sindaco sono